numero 5. Aspetta che i compagni si liberano dai blocchi, preferisce far tutto da solo, poi un dietro schiena per il numero 9 Argenti, il capitano, che non intuisce le intenzioni del compagno e regala il possesso a Cassino, che riparte con del testa. Quindi Quartuccio, ancora Sergio, passaggio consegnato sempre al numero 5. Sergio va via Staffieri, poi passaggio per Bagnoli, bella dentro per Quartuccio. Primi due punti del match siglati da Renato Quartuccio, 2-0 Virtus. Staffieri, Casale, ancora Staffieri, palla dentro per Iannilli che si gira, prende il ferro, Quartuccio il rimbalzo, riparte Cassino, del testa punta Staffieri, poi scarica fuori, prende il pallone Valesin, primo ferro, Bagnoli al rimbalzo e tap-in è vincente. Riparte Roma con Pierangeli, ancora il numero 16, serve centralmente Iannilli, prova la penetrazione, Bagnoli a chiuderlo, commette fallo però il numero 13 rosso-blu ai danni del numero 11 Iannilli. Palla Visnova, Casale sul punto di rimessa, Pierangeli, occhio alle sue triple, va da due però il numero 16 sbaglia, rimbalzo è favorevole a Valesin che fa ripartire la Virtus, quindi Quartuccio, Bagnoli in una posizione insolita, aspetta l'arrivo di Valesin che penetra bene, Valesin! Altri due punti, 6-0 il risultato. Pierangeli, poi il numero 9 Argenti scambia con Iannilli, prova il numero 11, fa piede perno, poi si gira a canestro, sbaglia ancora e Sergio recupera il rimbalzo, riparte Quartuccio, bello il passaggio per cambiare il gioco per Sergio, poi Valesin sulla linea di fondo, si prende il fallo da parte del numero 15 Staffieri. Palla Virtus, Quartuccio, Valesin, palla lunghissima, riceve Bagnoli, aspetta l'arrivo di Quartuccio che va a canestro, sbaglia e poi a sua volta col tap-in Bagnoli sbaglia ma recupera comunque il possesso della sfera, ricomincia da Quartuccio, 5 secondi, deve fare qualcosa Quartuccio, la dà nell'angolo a del testa, pallone un po' alto e forte, non arriva il capitano rosso-blu, palla dunque per gli ospiti. Argenti, Casale, Staffieri, si libera dai blocchi Argenti ma preferisce consegnare il pallone a Iannilli, quindi Pierangeli, punta a Sergio, ancora una serie di finte, scarica fuori per Iannilli, questa volta la infila il numero 11, primi due punti anche per Visnova Roma, 6 minuti e 36 da giocare, 6-2 per la Virtus. Quartuccio fa tutto da solo, bene Quartuccio, fuori per la bomba di Sergio sul ferro, Pierangeli al rimbalzo, ancora Pierangeli, arresto e tiro di Pierangeli, altro ferro e altro rimbalzo del 13 Bagnoli, già 6 i rimbalzi presi dal 13 rosso-blu. Sergio adesso, bello il pallone dentro per Bagnoli, sbaglia Staffieri, recupera Casale, riparte nell'angolo libero il numero 16 da 3 Pierangeli, non sbaglia, accorcia le distanze, meno 1 adesso per Visnova, 6-5. Quartuccio, Sergio, quindi Valesin reclama il fallo, l'arbitro fa proseguire e Valesin realizza altri due punti. Casale,
Staffieri, Pierangeli, libera ancora il tiro Pierangeli, sul ferro Bagnoli, quartuccio del testa, Sergio, ancora Sergio, va tiro Sergio, sbaglia, poi altro rimbalzo di Bagnoli che questa volta non sbaglia. Argenti, Iannilli, lascia il pallone a Casale, duello tra numeri 5, poi Iannilli, tiraccio di Iannilli che prende il ferro, riparte Cassino, quartuccio chiama lo schema, blocco di Sergio, penetra quartuccio che dà un bel pallone a Valesin che lo perde per un attimo, lo recupera ancora Valesin, dietro per Sergio, chiuso dal numero 15 Staffieri in maniera irregolare e dunque fallo del numero 15 maglia blu ai danni del numero 32 Biagio Sergio. E gioco che a 4 minuti e 13 la fine del primo quarto, sul risultato 10-5 per la Virtus Cassino, c'è il primo time out del match. Entrano in campo i quintetti, una variazione per Visnova che fa entrare con il numero 0 Rossetti. Valesin, quartuccio, Sergio, quartuccio, Bagnoli contro Iannilli. E gioco nuovamente fermo. Fallo di Iannilli ai danni di Bagnoli, altra rimessa Virtus, quartuccio, si libera Bagnoli, arresto e tiro, sbaglia a 13, recupera Rossetti, riparte Visnova, Rossetti punta del testa, sbaglia il passaggio per Casale, il numero 0, palla Virtus, Valesin scambia con quartuccio, avanza il 7 rosso blu, Valesin va al tiro, sbaglia ancora Rossetti al rimbalzo, velocissimo, si arresta sulla linea di metà campo, ancora Rossetti, Casale si libera dal blocco con il numero 9 Argenti che realizza un bel canestro, doppio cambio pronto per la Virtus, Sergio, quartuccio del testa, Bagnoli si gira bene, Bagnoli! Rossetti, Pierangeli, ancora Argenti, sguscia, poi scarica fuori sempre per il numero 16 Pierangeli, quindi Casale, punta quartuccio, Casale va al tiro, pulito, due punti anche per il numero 5 Casale, 12-9, sempre Virtus in vantaggio, quartuccio, Valesin, ancora quartuccio,
quindi Sergio, palla del testa, chiama al movimento dei compagni, poi penetra il numero 10 e si prende il fallo del numero 9 Argenti. Palla Virtus, ecco il doppio cambio annunciato, fuori Valesin, dentro con il numero 9 Poti e fuori anche con il numero 5 Quartuccio, al suo posto numero 4 Giampaoli. Due tiri per del testa. Due su due per Maurizio del testa. Casale. Pierangeli gira per Argenti, quindi Casale ancora, la schiacciata per Iannilli, ancora duello con Bagnoli, chiude bene il numero 13, sbaglia Iannilli, Sergio al rimbalzo, riparte Cassino, imposta Giampaoli, del testa, Sergio, Giampaoli, Bagnoli ribalta nell'angolo per del testa! Tre punti! Casale, Argenti, ancora il numero 9 con il pallone, palla per Rossetti, penetra Rossetti, taglia il campo, poi scarica fuori per Casale che pensa al tiro, lo fa in un attimo dopo e lo insacca. Giampaoli si libera del testa, servito ancora Sergio, quindi Giampaoli, ancora del testa, penetra il numero 10, scarica per Sergio, primo ferro, riparte Visnova in transizione, ancora Casale, ball handling su Giampaoli, ma il numero 4 non ci casca e quindi Iannilli nell'angolo per Rossetti, da 3 sul ferro, ancora Rossetti al rimbalzo offensivo, Visnova rimane in attacco, Rossetti 35 secondi alla fine, Rossetti centralmente per Iannilli, sbaglia Giampaoli al rimbalzo, invita alla calma al numero 4, può gestire quest'ultimo possesso, poi va al tiro Giampaoli, primo ferro Iannilli, Pierangeli, Casale, da un'occhiata al cronometro, ora Casale va via a Giampaoli che spende il fallo ai danni del numero 5. Rimessa Visnova dunque. Rossetti sul punto di rimessa. Servito Casale. Va al tiro il numero 5. Bomba sulla sirena di Casale. E finisce il primo quarto con il risultato di 17 a 15 per la Virtus Cassino su Visnova Roma.
Tutto pronto per l'inizio del secondo periodo di gara. Palla a Visnova. Rossetti, serve Pierangeli, quindi Argenti, cade a terra Poti, Argenti libera il tiro ma sbaglia, a rimbalzo offensivo c'è però Pierangeli che fa rimanere la sua squadra in attacco. Rossetti scarica fuori per la bomba di Pierangeli, altro ferro per Visnova, del testa a rimbalzo Giampaoli. Poti, Giampaoli, blocco di Birindelli, palla schiacciata dentro per Bagnoli che si gira bene e realizza. Casale, Pierangeli, Argenti, passaggio consegnato per Casale che prova la penetrazione, poi si appoggia al numero 11 Iannilli che restituisce al numero 5 che subisce il fallo da parte del numero 4 Giampaoli, e dunque due tiri liberi per Casale. Sostituzione per Cassino, fuori Giampaoli, dentro con il numero 5 Quartuccio. Uno su due per Casale, 19-16. Quartuccio, Birindelli, ancora Quartuccio, scambia con Birindelli, chiuso da Pierangeli, si gira due volte Birindelli, sbaglia il tiro, Casale a rimbalzo, Pierangeli, scarico fuori per Casale ma il gioco è fermo. Per il fallo del numero 10 del testa ai danni del numero 16 Pierangeli. Palla Roma. Cambio prima però per la squadra ospite che sostituisce il numero 9, il capitano Argenti, al suo posto entra il numero 12 Legnini. Casale, Iannilli, Rossetti sguscia bene in mezzo a due e realizza in terzo tempo i due punti del meno 1, 19-18. Quartuccio, del testa, Birindelli e fallo del nuovo entrato Legnini a fermare la transizione del numero 10 del testa. Da adesso lascia il campo, al suo posto si rivede con il numero 7 Valesin. Quartuccio, Poti, ancora il numero 9 Bagnoli, arriva Quartuccio, Bagnoli preferisce la penetrazione, va al tiro Bagnoli, scheggia il ferro, Iannilli prende il rimbalzo, Casale, Rossetti, Pierangeli, Legnini, prova un passaggio consegnato per Casale, interviene però Quartuccio in maniera irregolare, si riprenderà con la rimessa per Visnova, prima però cambio per Cassino, fuori Bagnoli che ha già realizzato 8 punti, 8 rimbalzi e 3 assist, al suo posto con il numero 8 Marzili, entrato anche per Roma con il numero 18 Barraco, tiro sbagliato intanto dal numero 5 Casale, palla recuperata dalla Virtus
che va avanti con Quartuccio, quindi Poti, penetra Poti, sbaglia il tiro, prova Marsiglia al rimbalzo, la tocca solo, recupera il possesso della sfera Poti che consegna a Quartuccio, arriva il blocco di Marsili, ancora Quartuccio, palla a Birindelli, arresto e tiro da tre, palla sul ferro, Rossetti al rimbalzo, transizione Roma, Pierangeli va via, bene a Birindelli, prova il tiro Pierangeli e chiude bene il numero 8 Marsili. Bisnova che dunque rimane in zona offensiva con questa rimessa, Casale, servito Rossetti, ancora Casale, attenzione all'ex Eurobasket, Rossetti taglia il campo, prova il tiro, bella azione da parte del numero 0 Rossetti che guadagna il fallo e due tiri liberi da parte del numero 8 Marsili. Prima però c'è il time out sul 19-18 per la Virtus Cassino sulla Visnova Roma. Del time out, nessuna variazione per entrambe le squadre e Rossetti è pronto in lunetta per l'esecuzione dei due tiri liberi. Le trombette dove vanno via? Su 2 per Rossetti che porta in avanti per la prima volta in questo match la sua squadra, 20-19 dunque per Visnova. Cassino in avanti con Quartuccio che la dà nell'angolo a Poti, manda a vuoto Lennini, poi in secondo tempo prova il tiro, sbaglia ancora Cassino, Barraco al rimbalzo, consegna a Rossetti, imposta lo 0, Pierangeli, ancora Rossetti, vuole il pallone Barraco, servito, prova a chiudere Marsili, palla dentro di Pierangeli per Barraco che ringrazia il compagno per l'assistenza, 22-19, Valesini in avanti, Quartuccio chiama lo schema, Birindelli, Barraco intercetta il passaggio dentro per Valesin, riparte Roma, Casale, arresto e tiro dalla lunetta da tre, sbaglia però Quartuccio, riparte velocissimo, ancora il numero 5, palla fuori per Valesin con la bomba! Pareggia Conti, il numero 7, 22-22. Quando siamo a poco più della metà del secondo quarto, Barraco intanto riceve un altro splendido pallone da Lennini, non sfrutta però l'assistenza del compagno e si porta il pallone fuori dal campo. Rimessa Virtus,
Valesin. Poti. Quartuccio. Valesin si gira bene e realizza altri due punti. Gianluca Valesin. Quasi in doppia cifra, numero 7 rosso-blu, 9 punti Casale, Rossetti, ancora al 0 che va al tiro di tabella, non sbaglia, partita punto a punto adesso, bello il pallone dentro di Quartuccio per Valesin che scarica fuori per Poti che sbaglia il tiro e al rimbalzo c'è Rossetti che rallenta il ritmo, poi consegna a Lennini. Casale taglia il campo, servito, prova lo scarico fuori, c'è Marsili, Quartuccio, Birindelli nell'angolo per Poti, dentro riceve in post basso Marsili che si gira e realizza. Casale, Pierangeli, ancora il 16, manda vuoto Birindelli, poi va al tiro dalla lunetta, sbaglia Valesin, aspetta l'arrivo dei suoi, ancora il numero 7, punta Rossetti, lo fa bene, ancora Valesin al tiro, Marsili, rimbalzo offensivo, fuori per Poti che può liberare il tiro, preferisce scambiare con Quartuccio, quindi riceve Marsili che ribalta poi nell'altro angolo per Birindelli che consegna a Valesin, stoppato, e poi sulla sirena ci pensa Poti allo scadere dei 24. E coach Martiri chiama il time out sul 28-24, 3 minuti e 22 all'intervallo lungo. Fine time out, riprende il gioco con il nuovo entrato, il numero 21 Misino. Rossetti, Argenti, prova da tre il numero 9, 3 punti Birindelli, Quartuccio, bello il pallone ancora per Birindelli, intercetta tutto però Barraco e quindi bello l'assist in contropiede del numero 9 Argenti per numero 18 Barraco che realizza. Quartuccio, Poti, ancora Quartuccio, Birindelli, Poti, si gira Poti, va al tiro, diventa un assist per Quartuccio che scarica fuori per Poti che realizza, ma i 24 secondi offensivi sono finiti e il pallone torna dunque nelle mani della squadra ospite.
Cassino che sostituisce Poti e Marsili ai loro rispettivi posti, il numero 10 del Testa e Bagnoli. Cambio anche per Visnova che fa rientrare in campo con il numero 11 Iannilli. Misino punta Quartuccio, ancora Misino, si libera bene, va a canestro Misino, diventa un passaggio per Iannilli che non arriva. Palla Virtus, del Testa. Birindelli scambia ancora con il 10. Avanza del Testa, si libera dal blocco Valesin, riceve in posto alto Bagnoli che consegna del Testa, che realizza e guadagna libero aggiuntivo per il potenziale gioco da 3. Sbaglia del Testa, poi recupera il rimbalzo, prova da 3, sbaglia ancora, recupera Bagnoli, Valesin sotto canestro, scarica fuori, ancora per del Testa, 5 secondi, palla Birindelli di tabella, lo sbaglia! Primi 2 punti anche per Duilio Birindelli. Misino, Rossetti, arriva Iannilli in aiuto, punta Bagnoli, chiuso bene Iannilli, ma realizza un bel canestro. Ultimo minuto di gioco, Valesin, Bagnoli, Quartuccio, ancora al numero 5, ribalta per Valesin che va al tiro da 3, prende il ferro e riparte Roma con il rimbalzo recuperato dal numero 11 Iannilli e quindi Misino perde il pallone, il numero 21 e poi stesso numero 21 che commette fallo antisportivo ai danni di Renato Quartuccio che è pronto in lunetta. Uno su due per Quartuccio. Possesso che torna a Cassino, prima però time out, prima dell'ultimo possesso del secondo quarto sul risultato di 33 a 31 per la Virtus Cassino. Squadre che rientrano in campo dopo il time out,
ultimi 25 secondi, palla Virtus dopo il libero realizzato da Quartuccio per il fallo subito antisportivo, palla che è tornata quindi nelle mani della Virtus. Quartuccio gioca con il cronometro, Quartuccio penetra, poi prova a scaricare fuori per Valesin, intercetta tutto Legnini che va al tiro da tre punti, altra bomba subita dalla Virtus allo scadere dei tempi e finisce quindi anche la seconda frazione di gioco, squadre che vanno all'intervallo lungo sul risultato di 33 a 33.